Bentrovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento con la rubrica Insieme oltre il 2000. Anche in questa occasione torniamo a parlare di un appuntamento all'orizzonte, i festeggiamenti in occasione dei 40 anni di attività del CEIS di Belluno. Io saluto i nostri ospiti, è tornato a trovarci Don Gigetto De Bortoli, che è il presidente del CEIS di Belluno. Bentrovato Don Gigetto. Eccoci qua ritrovati, salve a tutti gli ascoltatori, buon tutto cari ascoltatori. Grazie mille Don Gigetto per il tempo che ci dedica e questa volta accompagnato da Matteo Sonego, che è un educatore appunto del CEIS di Belluno. Bentrovato Matteo. Grazie, salve a tutti. Grazie appunto per essere qui nuovamente, perché la data insomma è vicinissima, il 6 di maggio si festeggia ufficialmente questo 40° anniversario. Certo, il 6 scade il giorno puntuale dell'atto davanti al notaio per nascere e noi festeggiamo il giorno dopo, il 7, domenica, con una camminata riservata ai giovani in maniera tale che possano vedere cosa può essere un percorso di comunità a chi l'ha perso. Quindi, ecco, per far memoria comunque, Don Gigetto, prima di addentrarci nelle iniziative, ricordiamo come è nato il centro, da che esigenza comunque 40 anni fa? Allora, 40 anni fa scoppiò una specie di epidemia di uso dell'eroina e quindi le conseguenze di persone che morivano, e era un'emergenza cui bisognava dare risposta, soprattutto stando vicini alle famiglie che avevano questo problema, e incominciare a fare dei percorsi insieme per ritrovare la propria libertà, la propria indipendenza, la propria autonomia. Non c'erano strutture adeguate a questo, eravamo tutti un poco impreparati e ci siamo messi di buona volontà a cercare le soluzioni, coinvolgendo soprattutto la popolazione, la gente, chi aveva bisogno. Mi dedicavo allora ai giovani, perché ero consulente del centro turistico giovanile degli scout e già facevo dell'inserimento sociale di minori con la Casa Nazareth di Milano, e appunto ci siamo dati da fare per poter avviare qualche cosa, cominciare a dare le prime risposte per quanto possibile alle domande emergenti. E il primo compito da fare è stare vicino a queste persone. È stato uno dei primi comunque in Regione Veneto a nascere il CEIS? Sì, sono stato il secondo nell'ambito della nostra organizzazione che si chiama Centri di Solidarietà dopo Verona, e sono andato proprio lì, oltre aver viaggiato un po' in tutte quante le comunità, per farmi le ossa e vedere come le cose funzionavano. Questi esistono comunque un po' in tutta Italia, questi centri? Sì, sono presenti in tutta Italia circa una quarantina di centri che sono tuttora funzionanti e costituiscono una rete. Sono presenti in tutte le regioni, anzi il giorno del convegno ci sarà presente il presidente della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche. Ecco, le tante domande, le tante riflessioni che in questi 40 anni hanno caratterizzato comunque l'attività del CEIS e l'aiuto offerto, è stato raccolto in questa sua inedita pubblicazione. Sì, nuovissima. Libertà che è una domanda che tutti cerchiamo. Ho raccolto tutta una serie di domande che i genitori, ma anche i ragazzi, mi fanno e ho cercato di dare una risposta. È un libro del tutto particolare. Non ci sono capitoli, non c'è niente, ci sono soltanto domande e risposte. Si può partire dalle risposte, dalle domande, all'inizio, alla fine, quello che uno vuole. Però qui è la raccolta appunto della realtà, di testimonianze reali che lei ha potuto, certo, apprendere. Sono in questo domande tempo reali e risposte sempre reali su ciò che si fa, su ciò che si può fare, su ciò che si è liberi o non liberi di fare. Perché la libertà, sotto la parola libertà ci sono molti, molti equivoci. La libertà non è fare quello che si vuole, ma volere fino in fondo ciò che si è scelto, deciso. Dopo la decisione, eseguire la decisione prendendosi le conseguenze, questa è la libertà. Ecco, Don Gigetto, è interessante comunque riflettere, è chiaro che noi abbiamo poco tempo a disposizione, però la tematica delle dipendenze in questo tempo, in questi 40 anni, come si è evoluta? Ecco, devo dire con dolore, proprio soffro su questo, la dipendenza è accresciuta, non si è diminuita.
sono sottentrate nuovi modelli di comportamento, nuovi tipi di suggestioni, nuovi tipi di conformismo, nuovi tipi anche di consumo, tra cui mi diceva proprio un genitore venuto a parlare che fa l'informatico, i consumi all'interno del digitale, degli algoritmi, che diventano fini a se stessi. Mi diceva, forse vale la pena, io faccio programmi, proprio faccio gli algoritmi per fare produzione e lavoro che servono a qualcosa, ma quasi tutto l'apparecchiatura mondiale di queste cose qua è fatta perché si consumi addirittura all'interno del ciclo degli algoritmi e del digitale. Consumi prodotti naturalmente che sono affascinanti perché assoggettano l'attenzione, l'immagine. I bambini piccoli appena vedono e cominciano a smanettare subito, mettono le piccole dita dove vogliono e questo crea una sudditanza a ciò che si vede, a ciò che si sente. E questo è pericolosissimo perché si entra in un mondo che poi è mentale, fantastico, e ci si stacca dalla realtà. E il Covid ha favorito questo tipo di Di agente. situazione, quindi insomma la Certo. dipendenza è ancora molto presente. Coinvolgiamo adesso l'educatore del CEISA di Belluno, Matteo Sonego, che ci racconta quindi un po' qual è la sua esperienza, la quotidianità che si vive all'interno delle differenti comunità. Beh, partirei col dire che le comunità sono tre in questo momento, la comunità di Crede è, diciamo, la sede forse più rappresentativa e storica. Ecco, abbiamo forse delle fotografie. Proiettiamo la foto e lei ce la commenta. Cosa dice Sì. Matteo? Allora, con Simone che ci aiuta in regia, facciamo partire un'immagine così a random e lei ci spiega qual è. Ecco, questa è proprio la comunità di Crede. Complesso seicentesco, se non sbaglio, chiedo conferma il presidente. Vedete, circondata da un contesto naturalistico splendido e, beh, diciamo che è un po' il cuore del percorso in cui si fa un lavoro solitamente più intensivo di analisi, di autoanalisi, così si individuano delle strategie per modificare i comportamenti, che sono quelli che poi portano all'uso e alla ricaduta. Ecco, proseguiamo. E qui è sempre un'altra visuale della comunità di Crede, che ha questo bel piazzale davanti. Proseguiamo ancora. Ecco, una visione frontale, qui è l'entrata della comunità. Qui è presa dall'alto, si vedono, insomma, È molto grande è molto anche la grande, struttura, vero? sì. Proseguiamo ancora. Qui, questa è la sede invece del reinserimento, dove sono impiegato attualmente io, che è la fase del percorso in cui si comincia ad avere un po' di autonomia in più e quindi si esce, ci si confronta con l'esterno in maniera sempre più intensiva e importante. Anche qui è l'entrata della comunità che si trova a CET, sempre di Tedol. E poi abbiamo ancora un'ultima immagine, eccola. Eh beh, questa è una visione aerea splendida della comunità che ci consente un po' di capire effettivamente tutto questo grande spazio della piana che c'è di fronte, che apre una visuale sulle Dolomiti, Ecco, insomma, un luogo anche meditativo. all'interno della comunità, quindi alle persone, che tipo di assistenza viene offerta? Ma allora, all'interno delle comunità opera un'equipe multiprofessionale, ci sono psicoterapeuti, psicologi, educatori, operatori di comunità, operatori sociosanitari, c'è un infermiere e uno psichiatra che collabora, volontari e tirocinanti, quindi è molto nutrita la presenza di personale. La presenza è garantita nelle 24 ore, nell'arco di tutta la settimana, senza sosta, e ci sono molte attività diverse, da attività di gestione della casa, in cui i residenti sono chiamati anche a occuparsi personalmente, quindi sono stimolati un po' a seguire i settori della lavanderia, della pulizia della casa. Ci sono dei momenti più formali di gruppo e di colloquio. Ci sono attività ricreative, ci sono attività formative,
c'è la parte delle uscite, sono Tante, molte, tante attività. Ecco, sì. le persone comunque imparano anche a stare insieme, comunque a ricrearsi una piccola società comunque Sì, e all'interno, beh, giusto? effettivamente la comunità è una piccola società in cui ci sono tanti livelli di coinvolgimento, ci sono ruoli, relazioni. Beh, direi che relazione forse è la parola chiave quando si parla di comunità, perché sono tanti, tantissimi i momenti di relazione, non si può sottrarsi, insomma, c'è relazione informale, relazione che passa attraverso la condivisione di altri piccoli momenti. Per cercare appunto di favorire questo percorso di aiuto, di Sì, assistenza, ecco. esattamente, sì. Ritorniamo un attimo da Don Gigetto perché ci sono in programma appunto due iniziative per festeggiare questi 40 anni. Ci diceva prima il Cammino di Libertà, giusto, Don Gigetto? Giro delle comunità, Cammino di Libertà. È un percorso che offre non soltanto la possibilità di vedere le nostre strutture operative, ma offre la possibilità di fare il cammino insieme e di riflettere. Tra l'altro, passando per un ambiente che è ancora integro, c'è poca gente, si passa per Ceresera, si passano per piccoli ambienti abitativi, case isolate, salitelle e discese, proprio nel territorio tipico, vicino alla città di Belluno, e spesso non viene conosciuto. Quindi abbiamo ideato questo per poter dare la possibilità, soprattutto ai giovani e ai ragazzi, di stare insieme e di fare un giro, una zona che, rilevo, è poco conosciuta. Anche la comunità di Crede, quando ci si arriva, le persone restano esterrefatte per la bellezza del posto. A pochi passi dalla città, proprio salendo giù sulla strada chiusa, un po' brutta, un po' impervia, poi Si si trova apre tutto questo incanto quanto. e qui ci sarà l'accompagnamento anche degli scout di Belluno, quindi Sì, un'iniziativa comunque certo. aperta alla popolazione. E poi invece il 12 di maggio ci sarà il convegno di cui parlava prima, Libertà o dipendenze, risorse e risposte della comunità bellunese presso la Sala Bianchi, giusto? Sì. Allora, abbiamo dato un risvolto di conoscenza, di approfondimento e di rinnovato impegno nel settore delle dipendenze. Più che celebrazione, vogliamo che ci rendiamo conto della situazione in cui stiamo vivendo qui. Quindi ci saranno delle relazioni che riguardano la rete nazionale, ecco il presidente nazionale che viene, ci sarà una relazione che riguarda l'ambiente territoriale nostro, il lavoro in rete, quindi il rapporto con il comune, e abbiamo poi una relazione complessiva che mette insieme i dati nazionali e quelli locali, quindi con la responsabile anche del SERT di Belluno. Quindi avremo una visione precisa che ci riguarda La come fotografia, ecco, della realtà della attuale del situazione problema delle attuale. dipendenze in All'inizio provincia. naturalmente vorrei anche ricordare tutte le persone che ci hanno seguito, perché abbiamo tante persone che non ci sono più, e in particolare vorrei anche ricordare i ragazzi che si sono persi per strada per motivi poi collegati alle droghe, ma come conseguenza delle droghe più che non con le droghe stesse. Purtroppo ci sono anche le sofferenze di chi perde la vita e vive meno, proprio quando penso che ho accompagnato tantissimi giovani e io ho oltre 80 anni, insomma, c'è anche un ricordo doloroso, non Certo, soltanto festeggiare. triste. Un'ultima parola appunto con Matteo Sonego, citava prima il presidente Don Gigetto della collaborazione con il SERD, è importante ricordare anche appunto questo aspetto, Ah giusto? beh, sì, è fondamentale. Sì. Ricordo che insomma siamo un organismo autorizzato e accreditato, ciò significa che lavoriamo in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, e primariamente con i SER del Veneto, ma in realtà anche con quelli di tutta Italia, insomma. Abbiamo ingressi veramente da tante regioni, insomma. E sono tanti i giovani che sono passati, le persone. In 40 anni quanti saranno stati le persone accolte? Ma credo, penso quasi sulle 2.000 persone,
Bisogna distinguere però, i numeri non rendono chiarezza, perché alcune le seguiamo con i colloqui, altri entrano, altri, tutto un rigiro, insomma, un complesso di attività che ha al centro la persona più che non ciò che fa è la droga. È l'accompagnamento delle persone, certo, appunto, cammino di libertà. Cammino di libertà. Bene, allora noi concludiamo quindi questa piacevole conversazione. Vi ricordo la pubblicazione. Dove si può trovare, Don Gigetto, la pubblicazione? Beh, presso il CEIS, anche sicuramente. Nelle librerie, oppure da noi, insomma. E nelle librerie. E tra l'altro è offerta libera. Ecco, quindi... Posso dire una battuta? Certo. Dai, diciamo così, non meno di 5 euro come offerta e magari anche fino a 100.000, perché ecco, abbiamo bisogno. Per sostenere appunto le attività del CEIS. Grazie ancora quindi Don Gigetto De Bortoli e Matteo Sonego per essere stati con noi e buona festa per questi 40 anni di attività. Grazie dell'ospitalità e salve a tutti. Arrivederci. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci.